Si nota ovunque. Nuove costruzioni, nuovi lavori. E tutto questo si deve alla Florida Security Trust. Sono 75 anni che noi investiamo il nostro denaro per edificare una Miami più prospera. Fidatevi, abbiamo le spalle grosse. Eh già, per 75 anni avete fregato mezzo mondo. Qualcuno li dovrebbe sbattere in galera qui, mascalzoni, porci. Venirmi a chiedere il 10%. E nessuno gli dice niente? Non c'è più religione. Lascia perdere. La passano tutti lisci. È gente che vive qui da un'eternità, no? Ormai hanno quasi il controllo di tutto. Lo sai che significa capitalismo? Fregare la gente. Se c'è un vero capitalista, quello sei tu. Oh, l'hai sentita? E tu come fai a saperlo, bamboletta? Che fai tu, oltre ad andare dal parrucchiere a impiastrarti di trucco, eh? Guarda, te ne metti troppo di quella robaccia, sai? Gli eccessi portano sempre agli eccessi, Tony. Tu dovresti saperlo. Dovrei sapere cosa? Cosa dovrei sapere? Che cazzo, ma perché tu mi devi sempre parlare come se dovessi sempre sapere qualche cosa? Sta a sentire, sono stato da quel tizio. Che ora fai, Manny? Seidelbaum. Le 7:05. Ok. Allora, sono stato da quel tizio, Seidelbaum. La gara della droga che negli ultimi mesi ha infestato il sud della Florida. Ma tu senti le stronzate che dice questo? Com'è possibile che con un modesto stanziamento statale per un maggior controllo della legge si possa anche solo scalfire un giro d'affari di circa 100 miliardi di dollari l'anno? È come mettere un dito per tappare non una falla, ma una cascata. Secondo alcune Sai dove te lo devi mettere il dito? Quel dito te lo devi ficcare dove dico io. Combattuto l'alcolismo. E cioè non criminalizzando l'uso della droga, ma anzi legalizzandolo e tassandolo. Secondo queste voci sembra che questo porterà alla scomparsa della criminalità organizzata. Io non sono assolutamente d'accordo. Ah sì, sì, lo so. Lo sai perché? Perché tu c'hai la testa infilata in culo. Ecco perché. Quelli come lui sono i peggiori, gran figlio di puttana. Si possa far tornare la nostra città al suo splendore. E la gente come quella, con i banchieri del cazzo, i politicanti, sono loro che vogliono che la coca sia illegale. In questo modo si possono arricchire, possono arraffare voti. E lottano contro i criminali. Sono loro i criminali. Te lo mettono sempre al culo, stronzi del cazzo. Per cortesia, smettila di dire tutte queste parolacce e piantala di parlare sempre di soldi, è noioso. Che è adesso questa novità? Noioso? Chi è che è noioso? Tu sei noioso. Ah. Soldi, 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 ormai non si sente parlare d'altro in questa casa. Vieni, vieni, guarda che bei fenicotteri, guarda, guarda che belli, guarda. Belli davvero, eh? Frank non parlava mai di soldi. Ah, lui era un essere superiore. Era intelligente. Non era noioso lui. Dai, Tony, ormai quello sta sottoterra, lascialo stare. Lo sai cosa sei diventato, Tony? Sei diventato un profugo cubano, milionario che non sa dire altro che... Gli fanno schifo gli immigranti cubani alle bionde con la pelle chiara. Perché non scavi una bella buca? Levati davanti alla televisione, dai. Seppellisci tutti i soldi che hai e non ci pensi più. Io ho lavorato sodo per farli. Cerca di ricordartene. Peccato che non te l'abbia regalati qualcuno, saresti stato più simpatico. Ah. Sai qual è il tuo problema, bella amicetta? Qual è il mio problema, Tony? Che non hai niente da fare tutto il giorno, bella. Perché non ti cerchi un lavoro o qualcosa del genere? Fa qualcosa, fa l'infermiera, assisti i bambini ciechi, i lebbrosi, gli handicappati. Qualunque cosa è meglio che stare stesa tutto il giorno ad aspettare che ti scopo, te lo dico io. Non ti dare tante arie, non sei mica un granché a letto. Ah no? Frank era meglio, eh? Quanto sei stronzo. Dove stai andando? Vieni qui! Cacchio. Ehi! Elvira! Stavo scherzando! Stavo solo scherzando! Mi sa che certe volte la vita matrimoniale non è quella che uno si aspettava, vero? Dove vai? Ho un appuntamento. Buonasera e benvenuti alla nostra appuntamento? Edizione. Vieni qui. Un bello applauso a Rudy. Che c'è? Buonasera. Buonasera a tutti e grazie. L'affare Seidelbaum? Sì, è tutto sistemato. Beh, lascia stare. Lascia perdere, ci penso io. Come sarebbe lascia stare? Cosa mia? Ho combinato io. Tu non sei uno che sa trattare, Manny, lo sai anche tu. Andiamo, a te ti piacciono di più le donne che i soldi. E questo è il tuo problema. Ma di che stai parlando, Tony? Io sono il tuo socio, no? Se tu non ti fidi di me in questo genere di cose, di chi cazzo ti vuoi fidare? Socio minoritario. Ma che cosa dici? Non puoi venire a parlare di fiducia, capito? Tu dovresti dare retta a tua moglie, lei ha ragione, sei uno stronzo, amico mio. Vieni qui, dammi un bacio. Vieni qui, vieni qui.
Ma vaffanculo, Manny! Chi ha costruito tutto questo? Tony! Ecco chi! E di chi mi fido? Di me! Di chi cazzo ti puoi fidare? Di nessuno. Ecco di chi. Andate tutti al diavolo. Io non ho bisogno di nessuno. Non mi serve lui, non mi serve lei. E vada a fanculo.